Fabio Ghiselli, terza vittoria consecutiva della CLAI oggi in casa contro la Conad Alsenese. Te l'aspettavi più facile? Sinceramente no, non me l'aspettavo più facile perché loro uno sono in zona rossa e nonostante diciamo così le giocatrici che hanno e quindi giocatrici di esperienza che non sono facili da prendere e da insomma farci un po' la quadra, ecco, quindi nel caso abbiamo subito parecchio muro nonostante dovessimo fare determinate cose e quindi facile non me l'aspettavo. Loro avevano bisogno disperato di punti e siamo riusciti di rifo di Raffa non fargli fare, come noi avevamo molto bisogno di farne tre per rimanere attaccati al treno del secondo posto, quindi noi abbiamo fatto il nostro compito e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria, questo è l'importante per la partita di oggi. Ieri passo falso di Cremona, quindi oggi era obbligatorio approfittarne per rimanere, come dicevi tu, agganciato al treno che conta. Quanto ci credete, Fabio, ancora? Beh, dal momento che da inizio stagione abbiamo sempre preso la filosofia del vediamo partita per partita, adesso partita per partita conta e quindi noi dobbiamo essere molto lucidi e bravi a pensare che di fatto non cambia nulla, dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti ogni volta e far bene tutti i punti a cui ci troviamo davanti in ogni partita e poi vediamo cosa salta fuori. Adesso il calendario in realtà sulla carta è più dalla parte nostra di Cremona rispetto che a Forlì, è chiaro che Cremona deve fare ancora un passettino falso per stargli dietro e noi dobbiamo pensare sicuramente a cercare di fare il più possibile punti nelle prossime tre partite e poi un pochino dipendiamo anche dagli altri, ma insomma soprattutto in tempi di Covid e quant'altro può succedere di ogni dappertutto, quindi vediamo un po'. Proiettiamoci avanti di una settimana, partita derby con Forlì, partita a questo punto cruciale per la stagione. Vale 6 punti quindi, non solo 3. Cioè 6 punti perché ne caviamo 3 anche loro, esatto. In quel senso lì, beh, quello sicuramente è così, è inutile dirlo. Siamo in casa nostra, quindi sicuramente sarà una bella battaglia da girare dal nostro canto, quindi avremo anche il pubblico a nostro vantaggio. E dobbiamo fare una bella settimana, arrivare pronti, decisi e fare le cose a modo, contro una squadra sicuramente che è forte e che non ha tante variabili, ma sicuramente degli elementi molto fastidiosi e molto determinati. Quindi dovremmo essere bravi a mettere in gioco questa cosa qua. E noi dal canto loro invece abbiamo molte alternative, molte soluzioni e in settimana valuteremo quella migliore per giocare contro questa squadra qua, anche stasera al di là di qualche gestione legata alla settimana da tre partite avete visto che comunque anche la stessa Tajani comunque i primi due set li ha fatti molto bene, quindi bisogna dar merito che tutte quante le ragazze che ho a disposizione danno il massimo per contribuire ai risultati e alle vittorie, quindi penso di avere questo bel vantaggio da dover gestire e su cui poter contare, quindi staremo a vedere domenica cosa salta fuori.